Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 27 novembre 2020. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 29-33. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: osservate la pianta di figo e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Nella prima lettura tratta dall'Apocalisse, il Signore oggi ci ricorda che ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova. Quando il Signore verrà, tutto sarà rinnovato. Non possiamo sapere materialmente cosa avverrà, ma possiamo immaginare che Lui ci renderà diversi, capaci di poter vedere e comprendere questi cambiamenti. Nel Vangelo, invece, Gesù dice che cielo e terra passeranno, il mondo finirà, le cose materiali finiranno. Si riferisce ai nostri bisogni. Un giorno tutto quello di cui crediamo avere materialmente bisogno finirà. Ciò che non finirà è la parola di Dio. È l'unica cosa che non passerà. Nutrirsi della sua parola, anzitutto, non ci basta mai, perché in ogni momento storico ha qualcosa da dirci, e poi è da intendersi col significato di promessa. Quando tutto passerà, anche la vita sulla terra, le sue parole non passeranno, non ci tradiranno, anzi riveleranno la promessa che il Signore ci fa. La vita eterna. Sono discorsi escatologici, che cioè parlano della fine dei tempi, di quel momento che ora non riusciamo a comprendere. Ecco perché il Signore ci prepara già da ora e ci ripete ogni giorno lo stesso messaggio. Allora devo chiedermi, sento mia la parola di Dio? Cosa dice a me oggi? Buona giornata a tutti.